racconto nei sogni di Fabio. Ha delle visioni in qualche modo quando progetta, tant'è vero che lui non disegna, racconta i suoi sogni e questi sogni poi vengono trasformati su carta, in disegni. E che sempre va alla ricerca del sentimento e lo vuole rappresentare. Quindi veramente è come se questo fiore ancora di più metaforizzasse, simbolizzasse l'equilibrio fra vita e morte. Appena visto in anteprima, ho fatto un giro della mostra, lavoro strepitoso. Fabio è uno storyteller. Io sono assolutamente per l'azione, io sono per il make it happen, io sono per far succedere le cose. Le vuoi, falle. Lo poteva fare col cinema, lo poteva fare con tante altre forme d'arte. Un po' per caso si è ritrovato a farlo con l'architettura. Lui appunto ci mostra questo fiore che risiede nella parte più nascosta del nostro corpo, che è il cuore. Io mi accorgo che poi se non metti una gabbia intorno al cuore, le cose vengono in maniera assolutamente naturale. Per me vivere vale la pena soltanto così.